Jack. Era il 1996, la categoria è la kart, che correvano a Laguna Seca. C'era un italiano, Alex Zanardi, che vinceva tutto, e Erta era un suo grande rivale. A Laguna Seca siamo negli ultimi giri e succede questo. Zanardi è dietro, Laguna Seca è impossibile passare, Jack. E Zanardi non può far altro che stare lì in seconda posizione, si può anche accontentare. È la bandiera dell'ultimo giro. C'è una curva che si chiama Cavatappi, dove immaginarsi un sorpasso è veramente folle. Però Zanardi questa vittoria la vuole a tutti i costi. Cosa dici? Cosa succede? Zanardi lo passa alla Leclerc. Alla Leclerc? Vediamo. Questo in America lo chiamano il de passa, il sorpasso. Resta lì, lo studia. Brian Herta ormai è tranquillo, dice non mi può passare da nessuna parte. Adesso arrivano nella zona più calda della gara, pista difficilissima, bellissima, spettacolare, sali, scendi. Oh, dentro! Zanardi dentro, poi va lungo, taglia, la tiene ed è davanti. Com'è? Sai che in America questo dicono ancora il sorpasso. Quindi tu dici, con le regole di oggi dava la penalità. Lo rivediamo? Qui lo vediamo un po'. Traverso, qua c'è un traverso di Zanardi. Quindi andiamo un po' avanti. On board. E ancora le sue spalle. Lo punta, lo punta, è molto vicino. Adesso un po' più. Si chiama Cavatappi quel punto. È il punto più belli storici del motorsport. Per le regole di oggi. Però lì è un grosso passo, cioè cosa dici? Ci vuole discesa, picchiata, pam pam. Bandiera bianca, ecco, inizia questo ultimo giro. Tu cosa avresti fatto al posto di Zanardi? Dipende quant'era il campionato, cioè me la sarei gestita. Stavi secondo? Sì, sarei stato secondo. Saresti rimasto di secondo. Vediamo, sta dicendo nella telecronaca agli inglesi, Zanardi sta cercando di indurre Brian Herta all'errore, Brian Herta fin lì ha fatto una gara spettacolare. Ovviamente Brian Herta poi si arrabbierà, protesterà. Ma sono rimasti tutti talmente folgorati da questa manovra. Ci siamo, Jack? Salita. Ha un colpo solo, Zanardi. Un colpo solo. Dentro! Lo chiude. Finisce un po' lungo, la tiene, va contro l'albero. Saltella ovunque e sorpassa. Fantastico. Beh, coraggio, Sì, è coraggioso, però... Cioè, ha un po' tagliato. Un po' tagliato. C'è da discutere, Alex, c'è da discutere. Passiamo al prossimo episodio? Stesso posto, Jack. Stesso posto. Pronto? Vediamo cosa succede. Sempre Laguna Seca. Stessa pista. Stessa pista. Laguna Seca 2008. Rivediamo. Incredibile. Dentro Rossi. Cavatappi! Che grande però, dai! Sì. Spettacolo! Se ti dico Häkkinen, cosa ti viene in mente? Cioè, sto Pilota. cercando su YouTube che cosa? Se ti dico Häkkinen Schumacher, Häkkinen Schumacher in Belgio. Belgio? Sì. Ok, vediamo cosa succede in Belgio nel 2000. Sono punto a punto Häkkinen, due volte campione del mondo. Sono punto a punto per la conquista del titolo mondiale. E arrivano in Belgio. Mancano 5 gare, 5 gran premi alla fine del campionato. Ok. Ah, qua c'è il ritiro di punta. A pochi giri dalla fine è avviato a godersi una Häkkinen vittoria è tanto attaccato a meritata quanto Schumacher. prevista. Schumacher è abbastanza tranquillo, Ma però poi, Häkkinen nello specchietto della si testa, attacca. ciò La che non source, vedo, giù, picchiata, paura, au rouge, radion. nell'aria già Schumacher brulicante ha dalla ultimi giri confusione. caldissimi, ci prova Häkkinen.
Ci prova in tutti i modi Häkkinen. Non ci passava niente. Non ci passava niente. C'è il doppiato Riccardo Zonta con la barra. Guarda cosa succede sul gemelli, il rettilineo. Schumacher guarda cosa proteggere e va a doppiare Zonta. Di qua. Häkkinen cosa fa? Va di là. Zonta in mezzo. Oh! Ron Dennis esulta e Häkkinen. E spettacolare. Bello. Bello. È un gran sorpasso. Beh, ha sbagliato. Vabbè, però è un genio, dai, è stato Häkkinen. Guarda Jack. Lo prepara, gli prende tutta la scia. Zonta in mezzo, Schumacher va di là, Häkkinen di qua e gli esce davanti. Però Schumacher non può aspettare. Schumacher deve aspettare, magari andava di qua e succedeva lo stesso. Se Zonta si fosse spostato tutto a destra, però Zonta a un certo punto ha detto cosa succede, è rimasto lì piccolino. Chi è Erman Mayer, Jack? Erman Mayer è stato uno dei sciatori più forti del mondo. Della storia. E nazionalità? Nazionalità austriaca. Austriaca. È stato uno dei incredibili. Adesso facciamo vedere quello che è successo. Erman Mayer a Nagano. Lui arrivava da grande protagonista alle Olimpiadi 1998. Ok. Ok? Sì. Erman Mayer a Nagano. Discesa libera. È pronto a partire. Via, cancelletto di partenza. Neve morbida, un po' di rinvii come classico in Giappone. Grande potenza, atleta straordinario. Grande cattiveria. Arriva nella parte alta, curvone verso destra. E salto. Fum. Wow! Oddio! Wow! Ah, che male! Non si è fatto niente. Impossibile. Non si è fatto niente. Adesso lo rivediamo. Erman Mayer, sai cosa ha detto? Uno dei suoi sponsor era la compagnia aerea, Lufthansa. Guarda. Poi la schiena con il terra. Fortunatamente neve un po' morbida, reti subito a impattare la sua corsa. E sai cosa ha detto all'intervista? Si vola molto meglio in Lufthansa. Sai cosa ha fatto dopo questo volo? Pochi giorni dopo? Ha vinto 2 medaglie d'oro. In Super G. Incredibile. E in gigante. Volete un'altra caduta spettacolare del nostro amico? A Kitzbühel organizzano 2 gare nella stessa giornata e Pietro Vitalini, c'è tantissima neve fortunatamente, una delle discese più difficili di tutto il Circo Bianco, arriva dopo il salto dell'Ausberg, arriva l'Ausbergkante, pum, rimbalza, pam, andato giù tantissimo. Allora, ti ricordi Mayer, dicevo Lufthansa? Da lui qui l'hanno, Vitalini da qui l'hanno soprannominato, fa subito segno, tutto ok, l'hanno soprannominato all'Italia. vedi come respira, perché comunque il cuore lì sarà arrivato a 200 pulsazioni. Qua lo rivediamo. Pam, a terra sul sacco. Bravo. Poi lo a terra sul dente. Quindi va per aria e grande fortuna perché la settimana prima lì c'erano i prati. Probabilmente senza questa nevicata abbondante non sarebbe neanche uscito dalla rete perché la neve era molto alta. Vediamolo da qua. Commenti tu. Qua terra un po' male, poi lo sci si. Cioè. Lo sci un po'. Non so come dire. Tocca la neve, rimbalza e fa un effetto molla. Sì. Grande Pietro, un grandissimo Pietro. Leck. Ok. 1994. Ok. Ok? Va bene. Alberto Tombo. Ecco. Lo riconosco. Alberto, via. Deve recuperare. Gattai, cavallo di battaglia, diceva, deve stare centrale. 4x4. Diceva il grande Chico Cotelli e Mario Cotelli. Velocità doppia, dice Gattai. Sta rischiando tantissimo. Mamma mia, dice Gattai. Mamma che velocità. Secondo me adesso se capisce, guarda che roba, 1.12. Se capisce, e lui di solito capisce.
finisce, adesso comincia a giocare un po' di più. Deve ragionare e gestire questo grande botta. Non può fare ancora, via! Via, sicuramente ha perso tantissimo, ma è stato dentro, non ha mollato. Grande Alberto. Diventa difficile, Via, 41, 42, 43, primo! Non ci credo. Ha perso solo 4 decimi con quell'errore, ma devono scendere ancora. Lui dice non ci credo, non ci credo. Non ci credo, vediamo se c'è il replay. Grande Robert Brunner, c'è subito Sicora, e allora te lo faccio vedere io, Jack. Pensa. E lui di solito capisce. Intermedio 1-12. Cosa fa? Rimane attaccato alla buca. Via. Fantastico, sta rischiando molto, mamma mia. Mamma mia, che magia sta facendo, attenzione. Secondo me adesso se capisce, guarda che roba, 1-12. Se capisce, e lui di solito capisce, adesso comincerà a giocare un po' di più. Attaccare qualcosina da buca. Prendere dalla buca. Se ne è andato normale dentro e rischia. Via, cambiare qui, adesso vediamo se riesce a riprendere il ritmo qua, peccato. Vedrò la fine, Thomas. Sì. Tanto, cerca di far andare Gigi. Anche lui uno dei più grandi, pensa quanti ne aveva contro Tomba. Non sbaglia, continua, ma c'è una buona linea. Non ha attaccato tanto, ha fatto una gara abbastanza intelligente, ed è dietro! 2 centesimi è dietro, ma manca Alberto! Impressionante, per 2 soli centesimi rimane Sicora dietro, ha ragionato un po' troppo Sicora nel finale, guardate Michael Switch che va a stringere la mano da Alberto, il signore Corsier che è soltanto sesto, Alberto conquista la sesta vittoria consecutiva, felicissimo di questa vittoria, corre dai suoi tifosi. Incredibile. Bello? Ultima gara ufficiale, 29 febbraio contro il Bologna, al momento ripresa fissata per il 21 ma